altalenante, ha avuto qualche problema per esempio a Udine, ma ha avuto problemi soprattutto quando stava per lanciarsi ai massimi livelli. De Vitis ci ha spiegato un po' perché. Non hai avuto una carriera tra le più fortunate, no? In una circostanza sicuramente, quando ero riuscito ad arrivare in Serie A e nel primo campionato ho avuto l'infortunio al ginocchio e mi ha tenuto fermo per 9 mesi, però direi che per il resto è andata abbastanza bene. Come ti trovi qua a Piacenza? Hai avuto 2 stagioni straordinarie, hai segnato gol a palate veramente. Ma ho avuto la fortuna innanzitutto di trovare un ambiente tranquillo e una società seria. Un allenatore che fa giocare la sua squadra come per me è meglio, nel senso che sfrutta al meglio le mie caratteristiche. Ho avuto anche senza presunzione la bravura di mettere qualche pallone nella rete. Dicono tra l'altro che sei il vero uomo spogliatoio. Si parla anche di clamorose tombole a casa tua nei periodi invernali, almeno così ci diceva il magazziniere ieri, è vero? No, beh, uomo spogliatoio. Guarda, ti dico la verità, sinceramente questo è un gruppo nel quale non c'è bisogno dell'uomo spogliatoio. Siamo un 18 ragazzi eccezionali dal punto di vista umano, quindi non si fa fatica assolutamente ad andare d'accordo. Per quanto riguarda le tombole, a Natale non l'abbiamo fatto una volta, un mercante in fiera e basta. Questo Piacenza dove può arrivare? Secondo te avete delle concrete possibilità di salvezza? Siete partiti, mi sembra, anche al di là delle previsioni, soprattutto con il Milan, direi, no? Ma dove può arrivare? Questo noi speriamo alla salvezza, che è il nostro unico obiettivo. Certamente sappiamo che il nostro cammino è pieno di insidie, di grossi ostacoli, ma stiamo cercando di superarli nel migliore dei modi e penso che fino a questo momento, a parte il fatto di aver pagato lo scotto della Serie A, ci stiamo comportando abbastanza bene. Si parla molto di attaccanti e di giocatori più in generale di categoria. Questo è un giocatore da C, questo è un giocatore da B, questo è un giocatore da A. Ci sono effettivamente così grandi differenze per esempio per un attaccante tra la C1, tra la B e la A? Ma le differenze ci sono, insomma. Ogni categoria ha un valore suo. La Serie A è il massimo e deve essere bravissimo a saperci giocare in questa categoria. Certamente per un attaccante, cioè io sono dell'avviso che chi riesce a far gol in C li fa in B e li farà anche in A, magari in un numero minore, però diciamo che ha innato il fiuto del gol, certamente qualche gol riuscirà a farlo anche in Serie A. Ne abbiamo parlato anche ieri nella nostra trasmissione, siete stati considerati per un po' di tempo, prima dell'inizio del campionato, una squadra di Serie B di passaggio in Serie A. Avete un po' sofferto per questa cosa? No, ti dico la verità, sofferto no, certamente non fa piacere leggere certe cose, però io penso che se uno riesce a prendere nel modo giusto possono solo farti del bene, nel senso che sono degli stimoli maggiori a smentire tutto e tutti. A noi queste cose sono servite in questo senso, quindi l'abbiamo prese come stimoli. Tu sei il capitano di questa squadra e questa è una squadra non giovanissima in alcuni elementi. C'è però il senso della voglia del riscatto per molti che magari hanno visto carriere interrotte improvvisamente per infortuni, per incomprensioni, per fastidi? Ma sai, questo è un gruppo che ha capito che opportunità come queste che ci sta capitando a noi quest'anno nella vita possono capitare poche volte, quindi visto che ci è capitata dobbiamo cercare di sfruttarla nel migliore dei modi, perciò ognuno di noi da qui alla fine darà il 100% di quello che può dare. Quanti gol per te? Non ho mai detto prima quanti o come, cioè, è facile promettere, poi è difficile mantenere. Quello che ho sempre promesso in ogni stagione che andavo a cominciare è il massimo impegno e questo prometto anche quest'anno, poi alla fine tireremo le somme.